Bella ragazzi, eccoci qui in questo nuovo video su Final Fantasy XV. Vi avevo promesso un altro paio di video comunque sulla storia iniziale, quindi eccoci qui. Come avete visto nel primo episodio, ci siamo accampati proprio qua e ripartiamo proprio da qua, perché adesso inizierà la prima caccia del gioco, cioè il bicorno, ragazzi, il bicorno contagiato. Quindi andiamo subito nella zona del bicorno. Volevo comunque dirvi che ho guardato un po' il menu, ho sbagliato, ok, eccolo qua. A parte la mappa, ragazzi, che è veramente molto grande, direi, come possiamo vedere. A parte la mappa, ragazzi, c'è la possibilità appunto di equipaggiare di armi i nostri personaggi. Ovviamente per adesso ne ho poche, però anche di mettere la magia. Quindi a questo punto io direi di andare su magia, vi faccio vedere un po' come si fa, bisogna distillare le magie, per adesso noi abbiamo Focum e anche Gelo, ma queste sono le nostre ampolle magiche, come si fa a mettere Gelo? Praticamente bisogna prendere l'ampolla, andare appunto su Gelo, caricarla con RB, come potete vedere sono su Xbox One io ragazzi in questo momento, distilla. E adesso abbiamo l'ampolla, la assegniamo ed eccola qui. Ovviamente io per adesso tengo Focum perché è molto più potente, come potete vedere, potenza 99 e piano piano potrò caricare anche Crio. Quindi per adesso tengo Focum, però volevo farvi vedere come si fa. In più ragazzi volevo appunto dirvi che ci sono i vari talenti e quindi nei vari talenti c'è la pesca di Noctis e come potete vedere a livello 1 ha soltanto la licenza di pesca, poi credo che poi aumentando di livello sì, ci saranno dei nomi diversi per il livello, per adesso è licenza di pesca perché è il più basso e in più poi ci saranno tantissime altre cose da fare secondo me e ci sarà la possibilità di pescare anche pesci più grandi. Come potete vedere Gladio all'esplorazione, attitudine al ritrovamento raro di pozioni dopo le battaglie, Ignis praticamente alle ricette, nuova ricetta bruschetta all'uovo, non vedo l'ora di vedere cosa saprà cucinare più avanti anche Ignis e invece il nostro prompto è un po' uno che ama le fotografie, quindi molto talentuoso nel fotografare. Dall'altra parte, ragazzi, ci sono le varie abilità e io per adesso, non volendo troppo star qui a impazzire, voglio almeno azionare le abilità di scansione in modo da capire se mi daranno dei consigli per i punti deboli. Per adesso proviamo ad azionare questa. A inizio battaglia scansiona le caratteristiche del nemico, vedremo se è realmente così. Poi ce ne sono veramente tanti, eh. Vediamo queste qui, ragazzi, guardate che bello. Quindi qui c'è anche la prova che ci saranno le corse di Chocobo, ragazzi, eh. Fa ottenere PA quando si vince una Choco sfida e fa ottenere PA in base alla distanza percorsa in sella ai Chocobo. Quindi ci sono possibilità di sbloccarli. I fantastici Chocobo della serie Final Fantasy. Scoop scansionistico velocizza l'acquisizione di informazioni su un nemico scansionato con RB. Azioniamo anche questo. Ora possiamo andare a combattere contro appunto il bicorno contagiato per la nostra prima caccia. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Sometimes I wonder if we'll ever sit inside that beautiful car again. Sitting most of the day was pretty nice. Napping was even better. Intanto qui ragazzi, come possiamo vedere, si possono raccogliere in giro per la mappa i vari ingredienti, probabilmente per le ricette. Pepe di Leide, probabilmente per le ricette del nostro Ignis. Ecco qua. Un altro, ok, perfetto. Andiamo. Over there. That's it, right? Attenzione, eccolo qua, si vede. That's a Duelhorn? Si vede, Yes, ragazzi. but not your run of the mill breed. We'd best make quick work of it. Attenzione. Intanto ho letto un messaggino dove ci sono dei minerali per colorare la macchina, per ottenere appunto i colori della regalia. Vabbè. Magari ne parleremo in altri video, però adesso è arrivato il momento di sfidare il bicorno contagiato. Attenzione. Wait a sec. What? Scared, big guy? You ought to be too.
Feroce? Questo è feroce, ragazzi, attenzione. Bravissimo Gladio. È pronto e gasatissimo. Ok, via. Ce l'ha già con me, porca miseria. Premi LB, puoi chiedere ai compagni di usare le tecniche ausiliarie a loro assegnate, ok. Andiamo subito con Gladio, che potrebbe essere importantissimo perché è il più forte fisicamente. Sbadabam! Bravo Gladio, e con B riesco ad attaccare anche io. Perfetto, attenzione che c'è una proiezione tattica, meglio sfruttarla. Eccoci qua nella proiezione. Dove sei? Sanguicorn. Ah, bella botta però, grande. È rimasto a terra. E ovviamente devo cercare di far sfruttare i ragazzi l'attacco. Vediamo se si può fare. No, da qua no, sta arrivando. Attenzione. Perfetto, probabilmente sono sfuggito nel momento giusto. Dov'è? Dov'è il bicorno? Non ditemi che è qua sotto. Eccolo lì. Mannaggia, devo scendere per forza. Io direi, Gladio, di riprovare, perché puoi togliergli veramente un casino di energia. Perfetto. E anche l'attacco non è andato male. Attenzione, ha provato a riattaccare. Ritorno lì sopra. Vediamo se riesco ad attaccarlo di nuovo. Da qui non riesco, mannaggia. È molto intelligente, perché si sta nascondendo molto bene. Beccati questo, però. Ok, ragazzi, io a questo punto proverei a utilizzare la magia, però non voglio assolutamente colpire gli altri. Ecco qui. Ho fatto una cavolata, probabilmente. Invece no. Meno male. Meno male. Ring ring. Cellulare. Ah. È andata bene, abbiamo sconfitto il bicorno. Hey, Dave just called and said he's safe. Thanks for finding him. Ken. Nice work, y'all. By the way, the old girl's looking good as new. She'll be waiting at the garage. Grandissimo, la macchina è a posto, ragazzi, quindi veramente devastante questa situazione. Soprattutto il fatto di aver ucciso il bicorno, ma non ci ha lasciato niente come premio. Strano. Qui c'è qualcosa però. Vediamo. Cos'è? Polvere prismatica. Forse era questo di cui parlava prima il messaggio, per polvere argentata. Che figata, per probabilmente modificare i colori della macchina. Adesso torniamo alla nostra macchina e vediamo un po' cos'è successo. It's rude to keep a girl waiting. You better apologize. What is that? Che cacchio? A live hurricane. That thing's like half bird, half storm, half airship. Ma che cos'è? Let me explain its size. Awesome in every sense. Che cosa? Probabilmente perché lo stupore di tutto questo? Perché loro non sono mai usciti. Probabilmente stati sempre segregati nella loro città. Non gli ha mai fatto vedere cose del genere, ecco, ragazzi. Quindi ci sono rimasti probabilmente male per questo. Ok, ragazzi, dovrebbe essere mezzogiorno, guardare dall'orologio in alto a destra, a sinistra della mappa. E siamo finalmente arrivati. Vediamo un po'. Siamo tornati ad Hammerhead. Vediamo un po' se la macchina è a posto. Ci siamo quasi. Perfetto. Eccola. Meno male, ragazzi. Sorry about the wait. Ain't she pretty? She's almost too pretty for the road. She's back. We should all get a picture with her. Eh già. Con le tue mega foto, no? Ah,
Eccoci qui. All the more reason to ride with care. Oh, and before I forget, would y'all mind making a little delivery for me? Una consegna? E vabbè, siamo all'inizio del gioco, quindi perché no? No, not at all. Perfect. Thought you'd say yes. So I already put it in the trunk. There should be a motel on your way to Galden. If y'all wouldn't mind giving that to the owner, that'd be motel lungo la strada per Galden, eh? Ok. Now that she's all polished up and ready for the road, would you care to take her for a little test drive, Nock? Non vedo l'ora di provarla. Ma sì, guido io. Ragazzi, provo la macchina. Sure. Why not? And I needn't remind you to exercise caution. Ok. A questo punto io direi di vedere il ristorante, perché nel primo video non sono andato a vedere com'è. Ah, figata. What is it? Vediamo un po', dai. Welcome. Grazie. Informazioni, menu, ricercati. No, che figata. Allora, informazioni. Che figata, mi ha aggiunto alla mappa dei rifugi locali, dei parcheggi. Località aggiunte, ragazzi, che figo. No, spettacolo. Praticamente mi sta anche facendo vedere sulla mappa delle aree di raccolta. Quindi aver chiesto informazioni ci ha fatto vedere in tutta la zona tutte le cose che si possono fare. E questa cosa mi piace sempre di più. Vediamo un po' il menù, che per adesso il chili con carne e jambalaya. Per adesso non mangiamo niente. Ma vediamo questo. Nei punti di ristoro puoi consultare la bacheca dei ricercati, dove si richiede di eliminare belve feroci che causano problemi nei dintorni. Una volta accettata una battuta di caccia, raggiungi il luogo indicato sulla mappa, abbatti i bersagli e poi vai in un punto di ristoro qualsiasi per comunicare il successo e riscuotere la taglia. Niente male, direi, ed è proprio quello che volevo. Ragazzi, non vedo l'ora. L'associazione venatoria Meldacio attribuisce ai suoi cacciatori un rango che ne rispecchia i successi sul campo. Puoi ottenere una promozione quando raccogli un numero appropriato di stellette, completando le cacce ai ricercati. Un rango più elevato ispirerà fiducia nei ristoratori, che ti affideranno missioni più complesse, ma dalle taglie più appetitose. Porca miseria, che figata! Allora, criniere fameliche, livello consigliato 2, quindi questo già si può fare. Ricercati sono praticamente 7 smilodonti, quindi li abbiamo già affrontati, non dovrebbe essere niente di difficile. Questo invece sembra un po' più difficile. Comunque sono i mesmerize i vari mostri. Smilodonti albino e Flan, che probabilmente non abbiamo proprio la possibilità di affrontare. Vediamo il perché. Per accettare questa caccia è richiesto almeno il rango 2. Ah, capito. Importante, c'è anche il rango, eccolo lì. Sopra i ghill che si possono ottenere, vedete, 740, c'è una stellina con rango. E infatti se andiamo giù c'è il 2 su questo mostro. Non vedo l'ora di ricercare tutti questi. E molto probabilmente dovrei anche guardare la zona. Landa di Weaver dovrebbe essere questa. Come on back. Quindi se questa è la landa di Weaver, credo di poter andare a caccia abbastanza pesantemente in questa zona. Vediamo se effettivamente è questa. Ma non me lo fa capire effettivamente che zona è comunque. Ma in teoria dovrebbe essere questa. Ah no, eccole qua. The Weaver Wilds. Dovrebbero essere queste zone. E quindi non è neanche lontano e potrei fare un bel po' di caccia, anche perché qui c'è un altro accampamento. Ottimo, dai, ottimo.
Ok ragazzi, la caccia è andata a buon fine, anche questo episodio finisce qui. Magari nel prossimo proviamo la macchina e andiamo a caccia di queste bestiacce. Fatemi sapere nei commenti se volete vedere un altro episodio appunto con l'utilizzo della macchina e delle nuove missioni di caccia. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!